ragazze, siamo riuscite a fare un lavoro grandioso insieme. Ma sì, guarda, è vero, grandioso, è stupendo. Brava Fluttershy, hai fatto bene a portare tanti simpatici animaletti. Ehi, questi sono i tuoi trofei? No, preferisco dire che sono i trofei di tutti, anche se in effetti sopra ad ognuno c'è inciso solo il mio nome. Complimenti, Applejack! Questo allegro angolo di campagna è così rustico! Un'idea adorabile! Questa coperta è vintage? No, è solo vecchia. Invece trovo che quegli affari ridicoli che hai appeso alle finestre siano molto... molto eleganti! Ehi, non mi dite niente degli sparacoriandoli che ho nascosto! Ah, già, sono nascosti! Ehi, guardate che belli i miei artigli! Per tutta Equestria! Spike, tu e Twilight siete già tornati? Tranquille, le ho prenotato il trattamento criniera di seta, ne avrà per un po'. Ehi, ma che orrore, che roba è? Oh, finalmente qualcuno che dice la verità. Sì, è piuttosto brutto, vero? Ora il castello è diventato la fiera delle cianfrusaglie. Beh, forse manca di stile e c'è un po' di confusione. Ma no, a me piace da impazzire! È un'esplosione di allegria! Starà per tornare. E se prima evitava di stare qui, ora non ci vorrà più mettere zoccolo. Presto, dobbiamo trovare subito una soluzione. Twilight si era affidata a noi. Spike, fa presto, corri alla spa e tienila occupata. Inventa qualcosa, non deve tornare qui. Intendi per sempre? Ma è casa nostra. Oh, è vero, riesci a tenerla lontana fino al tramonto? Io per te farei qualunque cosa. Allora siamo d'accordo che c'è troppa confusione, giusto? Perché non facciamo che ognuna di noi toglie una decorazione che ha messo e poi vediamo il risultato? Spike, sei tornato! Come sto? Benone! Ma soprattutto dimmi, come sta il castello? Benone! Andiamo, sono così ansiosa di vederlo! Sì, e cioè no... Dai, restiamo ancora un po', è presto per tornare a casa. Facciamoci un bel massaggio. Sai, mi piacerebbe provare questo. Sul serio, il massaggio extra forte con pietre roventi? Già. No, io preferisco fare un massaggio classico. Ma tu, fai pure. Chi di voi ha ordinato un massaggio classico? Eccomi! E chi invece quello extra forte? Quando fa così non lo sopporto. Prego, principessa. Ti decidi, Rarity. Ognuna di noi ha tolto qualcosa, manchi solo tu. Lo so, ma non riesco proprio a scegliere. Puoi levare questo? No, quello no, tutto, ma quello no! Allora questi? Ma no, i fiori rallegrano la stanza, non ci rinuncio. Allora eliminiamo le tende. La stanza sarebbe più luminosa, non vedi che è tutta buia? No, mai! A quelle non rinuncio! Ma a qualcosa dovrai rinunciare, no? Va bene, io levo il ritratto, tanto lo sappiamo già come siamo fatte. Però per me qui c'è ancora troppo disordine. Questi poster, per esempio, si possono togliere senza rimpianti, non vi pare?